Io credo che i 5 Stelle abbiano numerosi problemi. Il principale è il totale difetto di democrazia interna. Non dimentichiamoci che l'opposizione più netta alla prospettiva di fare una legge che rendesse operativa la disciplina costituzionale sui partiti politici viene proprio dai 5 Stelle. L'idea del non statuto, del non partito, del non so che sembrano giochi di parole, ma poi invece nascondono o contengono una verità profonda. Ma insomma, in qualsiasi altro paese del mondo, un gruppo parlamentare che scopre che il giorno prima qualcuno ha fatto attraverso il sito di una società privata un sondaggio, perché di questo si tratta, per decidere se loro devono passare da un gruppo a un altro, dopodiché si vedono recapitare la notifica di questa decisione, salvo poi a finire in una situazione, mi duole dirlo, ma francamente un po' ridicola, come quella che abbiamo visto. E Marco, mi dispiace, ma credo proprio che non si tratti di un'enfasi dei giornali. Io credo che giustamente tu, se una cosa del genere fosse capitata, per esempio, al PD in analoghe situazioni, avresti Ma giustamente, non sarebbe capitata. non sarebbe capitata, sono d'accordo, perché da quel punto di vista un minimo di conoscenza di certi meccanismi esiste, ma al di là di ogni valutazione sull'enfasi giornalistica o meno, io credo che lì ci sia un problema di mancanza di democrazia interna, un problema di mancanza di classe dirigente e in generale un problema di, come posso dire, professionalità politica, che non è una brutta parola. Significa sapere come funzionano i meccanismi, significa non spararle grosse, significa sapere come e con chi parlare. Per esempio, una parola come compromesso, che loro rifiutano categoricamente, è una parola bella perché allude a quello che io dicevo all'inizio, allude all'esistenza di opinioni diverse e allude alla necessità di trovare un punto di mediazione fra opinioni diverse per produrre cambiamenti e cose positive. Andiamo in pubblicità, poi torniamo su questo tema. Marco Travaglio, tu hai detto prima che questo pasticcio europeo combinato da Grillo e dai 5 Stelle ha tutto questa mega gaffe, chiamiamola come volete, è stata data troppa enfasi giornalistica. Ma non trovi grave quello che è successo con il Movimento 5 Stelle, nella figura di Grillo, ha fatto un accordo senza dire niente né agli europarlamentari dei 5 Stelle né agli altri del partito, un accordo per entrare nel gruppo liberal democratico al Parlamento europeo, accordo che non era neanche chiuso perché hanno fatto votare i 5 Stelle e i loro attivisti sul sito e poi dopo abbiamo scoperto che in realtà la stragrande maggioranza del gruppo liberale democratico era contro un arrivo dei deputati dei 5 Stelle. Cos'è stata? Una leggerezza, una mancanza di esperienza, mancanza, come ha detto Carofiglio prima, di professionalità politica, un difetto di democrazia interna. Come Certo. andava raccontata questa cosa, senza enfasi, giornalistica? È mai fregato a nessuno in Italia dove stanno seduti i parlamentari europei che eleggiamo il giorno delle elezioni europee e che cosa fanno e con chi votano? Non è mai fregato assolutamente niente a nessuno. Voi lo sapete che Berlusconi, quelli di Berlusconi, stanno nello stesso gruppo di quelli della Merkel e di quelli di Sarkozy che hanno deriso Berlusconi e ne hanno probabilmente accelerato la Però scusa caduta e Marco, non stanno stai insieme a rispondendo alla Orbán, mia contro il quale la domanda. Merkel ha chiesto le sanzioni. Cioè è evidente, lo sanno tutti che i gruppi parlamentari europei sono dei gran carrozzoni nei quali bisogna rispettare il numero dei partecipanti e il numero dei paesi membri, altrimenti il gruppo non si fa. E quindi le stesse cose Sì, che si ma sono ogni dette gruppo adesso si si erano distingue dette quando loro, per per delle esclusione, politiche, hanno scusami, e deciso di dei valori ben entrare. precisi. Però non stai E quali rispondendo alla mia valori hanno domanda. in comune la Merkel con Forza Italia? La Sono, Merkel con sono, Orbán, si quali valori in ritengono comune hanno? appartenenti Sono entrambi nello stesso ai gruppo popolari, alla parlamentare grande e si fanno famiglia le dei popolari sanzioni a entrambi. vicenda.
chiama la famiglia, ci sono membri dello stesso gruppo popolare europeo che vogliono mettere le sanzioni contro il governo di un membro dello stesso gruppo, lo sappiamo benissimo. Poi è chiaro, quando ci cascano i 5 Stelle, da una pulce se ne fa un elefante. Ieri a Roma si è tenuta una riunione fra le procure di Napoli e di Roma per questo scandalo enorme di cui non parla nessuno, che riguarda indagati che sono un ministro, Lotti, e il comandante generale dei Carabinieri. Non è uscita una riga sui giornali, lo sappiamo benissimo come vanno le cose, dai, quindi non stiamo qui a raccontarcela. Dopodiché, se vogliamo parlare di questa figuraccia colossale che ha fatto Grillo, dipende dal fatto che loro comandano a bacchetta i loro gruppi parlamentari, salvo poi ogni tanto ritrovarsi anche il voto del blog in senso contrario, perché quando Grillo e Casaleggio fecero votare sul blog contro l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, il voto degli attivisti diede invece torto a Grillo e Casaleggio e ragione al gruppo parlamentare, quindi non è nemmeno scontato quel voto. Certamente hanno votato su un accordo che avevano fatto con il capo dei liberali europei, fidandosi del fatto che il capo dei liberali europei controllasse il suo gruppo. Il capo dei liberali europei, Verhofstadt, non controlla il suo gruppo e quindi ha rinnegato un accordo che aveva fatto. È una cosa che ovviamente ha creato una figuraccia. La prossima settimana la nostra vita continuerà esattamente come prima, esattamente come quando Grillo si alleò con Farage e sembrò che fosse diventato nazista. Vabbè, questo cinismo noi cerchiamo di non applicarlo alla politica, Marco Travaglio. Un quarto, diciamo così, delle volte insieme. Scusa, vorrei. Questa è la realtà del Parlamento europeo. Dopo sì, no, è un po' più complessa. No, adesso non apriamo questo dibattito, ma è un po' più complessa e anche un po' più nobile. Lasciami dire. Vorrei sentire da caro figlio, siccome Ezio Mauro ha scritto che il problema dei 5 Stelle è una mancanza di cultura politica, se lei è d'accordo, e se è d'accordo sul fatto che Grillo ora, siccome 2 euro parlamentari dopo questo pasticcio. Il Parlamento europeo hanno annunciato di volersene andare e Grillo ha detto dovete pagare la penale perché avete sottoscritto un contratto con la Casaleggio Associati, una penale altissima, perché sono 250.000 euro a testa, è giusto? Per evitare il cambio di casacca? Mi lascerà dire che il fatto, quello che io ho detto all'inizio, cioè sul fatto che Marco Travaglio è molto bravo, è stato confermato dalla non risposta all'ultima domanda, lo dico diciamo con amicizia e simpatia, ma insomma ha parlato di molte cose tranne della risposta alla domanda, cioè come avrebbe lui dato la notizia che secondo lui è stata enfatizzata dalla stampa. Mi piaceva sottolineare questo fatto. Come l'ho data in questi giorni sulla prima pagina del mio giornale, non è che non l'ho data, detto semplicemente che è stata enfatizzata. Dopodiché quindi, l'ho data e ho parlato di grande figuraccia. Dicevo quindi. Basta leggere il fatto. Non avendo risposto alla domanda, mi piaceva sottolineare ho questo. Ho risposto. Dicevo, non avendo risposto, non avendo risposto alla domanda, mi piaceva invece rispondere io alla domanda che ho ricevuto. Quando dico che mancano di professionalità politica, dico una cosa analoga a quella che ha detto Ezio Mauro. Professionalità e cultura politica sono due cose che vanno assieme, non si tratta di una professionalità tecnica. La professionalità in politica è il diretto risultato dell'esistenza di una cultura politica, quindi diciamo sostanzialmente la stessa cosa. Quanto ai contratti, le penali, le clausole, sono una cosa che nel diritto civile si chiama contratto nullo per causa illecita. E io voglio vederlo il processo in cui Grillo chiederà il pagamento di quei 250.000 euro ai suoi ex parlamentari europei. Come voglio vedere il risultato del processo in corso con il sindaco di Roma, anzi la sindaca Raggi, che a quello che sento dire, ma potrei sbagliarmi, una notizia che è filtrata sul giornale, ha, come posso dire, nel processo stesso affermato la nullità della clausola di quel contratto che lei stessa aveva firmato. Ma vediamo che dicono i giudici, vediamo. Marco, tu sei d'accordo con questa penale e al di là del valore legale che appunto può avere questo contratto con la Casaleggio Associati?
No, io ovviamente sono contrario, nel senso che sono contratti nulli. Mi meraviglio per quale motivo i parlamentari europei hanno firmato un contratto nel quale c'era scritto che se cambiavano gruppo pagavano una penale e poi adesso si meravigliano perché cambiando gruppo qualcuno gliela vuol far pagare. Onestamente, avrebbero dovuto candidarsi in qualche altro partito che gli consente di cambiare gruppo come si cambiano i calzini, come avviene nel Parlamento italiano, dove un quarto dei parlamentari in 2 anni e mezzo hanno già cambiato gruppo. Io però penso che sia molto grave il comportamento di chi passa dalla maggioranza all'opposizione, o molto più spesso dall'opposizione alla maggioranza. Ho posto questo problema a Gustavo Zagrebelsky in un'intervista che uscirà domani sul Fatto, e lui dice che c'è una soluzione costituzionalmente legittima per evitare questo vergognoso malcostume dei cambia casacca. E cioè che ognuno può votare come gli pare, perché non c'è il vincolo di mandato né in Italia né in Europa. Se però uno cambia partito e passa alla coalizione opposta rispetto a quella in cui è stata eletta, il giorno dopo si dimette, decade da parlamentare perché ha tradito i suoi elettori e ha tradito il senso della sua elezione. Quindi senza multe la decadenza secondo me sarebbe un'ottima cosa. Bisognerebbe fare una riforma, ma dubito che la farebbero, perché tutte e due le coalizioni italiane, centrodestra e centrosinistra, quando ne hanno avuto bisogno hanno assorbito Volta Gabbana e l'ultimo è stato Renzi con gli Alfagnani e poi i Verdignani. Nel caso specifico dei due deputati eurodeputati dei 5 Stelle non sono passati a nessuna maggioranza, sono rimasti all'opposizione, uno coi Verdi e uno con quelli del gruppo in cui sta anche la Lega.